È festa la Rechi di Salerno. La squadra di Oddo fa infatti il suo esordio casalingo in campionato proprio contro la Sampdoria dell'ex Gigi Cagni. Le due formazioni protagoniste del posticipo di Serie B prima si studiano, poi decidono di passare all'attacco e la Sampdoria lo fa con maggior veemenza. Al 25esimo Flachi scappa al controllo di Fusco e sigla l'1-0. La Salernitana reagisce e prova ripetutamente a battere il portiere Sereni. Ci riesce a inizio secondo tempo. Il tiro di Di Michele è forte e preciso, 1-1. Ma la gioia per la Salernitana dura poco. Jovicic con una serie di finte incanta il portiere Soviero che così nulla può sul tiro di Vergassola, 1-2. La Salernitana ci prova, spera ancora in un guizzo vincente di Di Michele che questa volta fallisce. Ma è la Sampdoria con Zivkovic lanciato da Esposito a trovare ancora la via del gol, è il 3-1, ma non è finita. Il quarto uomo segnala 6 minuti di recupero, sono i più caldi per la Salernitana che su calcio di rigore battuto da Di Michele riesce a ridurre il suo svantaggio, ma non sono abbastanza e in archivio finisce la vittoria per 3-2 della Sampdoria che raggiunge così in vetta la classifica Cagliari, Piacenza e Ancona. La Rechi invece rimanda la sua festa.